sta sicuramente mettendo in difficoltà l'Arzignano, perché diverse volte capita di perdere la palla sì, su questa pressione. Stiamo sbagliando troppi passaggi facili, perché finché sbagli perché c'è la pressione, questo è comprensibile, ma quando sbagli passaggi facili perché c'è imprecisione determinata per qualunque motivo, è chiaro che dopo va in difficoltà perché perdi anche sicurezza. Valenti la mette dentro sul primo palo, arriva in ripiegamento difensivo Andrea Tainotti, e dunque andiamo a conquistare il secondo corner della partita per l'Arzignano. Siamo sempre un secondo ritardo sugli inserimenti, facciamo ancora fatica a seguire la squadra, sono già due palloni che mettiamo in mezzo e non abbiamo riempito l'area. È vero che Valenti è una freccia, però dobbiamo essere un po' più attenti, partire prima che la palla arrivi a Valenti, non quando è arrivata Valenti, altrimenti quel secondo di ritardo agevola sempre la squadra che infila. Isai, calcio d'angolo sul primo palo, va a saltare! Mamma mia, forte, non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta del Trento, che comunque riesce a uscire bene in possesso con Bran, non c'è spazio sulla così di destra e si deve ripartire dal centro con Gatto che apre a sinistra per Tinazzi, mette giù il pallone con Mancino in verticale per Aliu, forse un controllo con la mano, l'arbitro lascia giocare, recupera comunque palla l'Arzignano sul tocco all'indietro di Ferri Marini. Isai adesso prova a lanciare sulla corsa Valenti, non si è capito però con il numero 7 che andava verso l'esterno, mentre il passaggio di Isai era più verso il centro. Tanto il fallo di Forte su Tainotti in fase anche qua di pressione. Bellissimo, signori. Ci mancava. No, questo. Sì, scusate. Allora non so se si sente nella diretta. No, non credo. Allora, raccontiamolo, però... cerchiamo di farvelo vivere. Allora voi sapete che le partite sono a porte chiuse, ci sono dentro solamente i tesserati. E in questo caso c'è stato un diciamo così diverbio verbale tra due tesserati delle due diverse fazioni, e effettivamente questa cosa ci manca tantissimo, sì, a noi che viviamo il calcio e sappiamo quanto bello è sentire quello che ci si dice in tribuna, è stato un momento che ci ha riconciliato con il calcio. Sembrava un momento vintage. Sì, esatto. Cioè, adesso non dico che devono restare domani perché sarà no, tutto chiaro, però gli sfontò, comunque sappiate che non ci sono state offese pesanti, no, ma se mi dato non posso neanche parlare perché qua là su e giù, però i toni sono alzati, quindi vedere queste persone ormai ci si stupisce di queste situazioni quando sì, ci siamo quando abituati al silenzio da cinema, no, quasi da teatro, no, no. Bene, bene, vuol dire che c'è ancora vivo in noi la passione, c'è ancora viva la passione in chi assiste alle partite. Attenzione forte quel Mancino, scusate, mi rimane un po' sotto la palla. No, no, la fase difensiva degli attaccanti sta impedendo giocate semplici in fase di costruzione della squadra avversaria, quindi ed è, non dico strano, però vuol dire che comunque da parte di questi giocatori, questi sei giocatori che formano le due linee d'attacco sia del Trento che dell'Arzignano, sono predisposti al sacrificio e si sono calati, si stanno calando nella categoria, ma soprattutto in un contesto di calcio che prevede appunto proprio questo aspetto da parte degli attaccanti, viene richiesto dagli allenatori. Adesso comincio a vedere qualche segno di insofferenza da parte degli attaccanti bianchi. Bianchi, segniamo il bianco se oggi. Erano i giallo-neri, gli aquilotti, si ricordano. Ecco, qualche segno di insofferenza proprio per questa difficoltà nel cercarli, nel trovarli da parte del centrocampo e della linea difensiva trentina. Attenzione, palla a lanciare Monni, c'è però in netto vantaggio su di lui Tainotti che gli sta concedendo poco, ma riesce comunque ad arrivare sulla palla. C'è Antoniazzi, vuole il mancino, esatto. Inserimento per Monni, palla dentro, il colpo di testa all'indietro da parte di Dionisi, non è finita perché c'è ancora Valenti sulla palla, la solita sovrapposizione di Pasqualino. Valenti prova ad andare sulle destro, palla dentro, il colpo di testa doppio a liberare la propria area di rigore da parte di Belcastro, prova a dare in contropiede adesso a Liu, protegge molto bene la palla Ivo Molnar, grande la sua partita fino a questo momento nei confronti di Aliu, gli ha fatto toccare veramente pochissimi palloni. Andiamo da casa adesso un po', Michele ci dice che ci ha visti giocare qui a Trento una delle migliori squadre, grazie per il complimento. Poi andiamo da Mirko,
che ci chiede di salutargli il presidente Chiese. Mirko Iuri Cordaro da Bolzano, è un nostro fan, tra i più attivi, lo salutiamo, cercheremo di portare il tuo saluto al presidente Chiese che oggi è qui presente nella tribuna, per cui sarà nostra premura farlo. Ovviamente Mirko ci dà anche la sua analisi, ci dice che loro sono una gran bella squadra che sta dominando il girone, intanto la conclusione da parte dell'Arzignano con l'Isai che termina abbondantemente fuori. Bella azione, ben controllo, buona giocata, peccato non abbia trovato la porta, anzi è andata abbastanza lontana la palla, però palleggio interessante, buona conclusione. Sì, dicevamo per terminare il ragionamento che ci sta facendo da casa Mirko, ci dice che loro sono una bella squadra che sta dominando il girone, quindi sarà molto difficile fare punti, loro sono un'ottima squadra, complimenti per la telecronaca. Grazie mille Mirko, ti invitiamo come al solito a interagire con noi, visto che lo fai abitualmente, sei uno dei nostri 3 o 4 follower più attivi nella nostra pagina Facebook e su tutti i nostri social, per cui è bello anche che da Bolzano ci sia qualcuno che segue le vicende giallocelesti con così tanta passione. L'anticipo netto adesso da parte di Dionisi. Rimessa laterale per l'Arzignano con Casini. Intensità altissima questa partita. Sì, altissima, perché poi c'è poco giro palla dietro, quindi è chiaro che l'intensità si alza. Avendo questa pressione molto alta, si è costretti a scalcare il centrocampo e da qui si va subito alla ricerca, poi dalla seconda linea, terza linea. Buon intervento sulla palla da parte di Casini che tiene il pallone, che è rimasto a terra del Castro, va in ripartenza l'Arzignano, l'inserimento di Forte, vediamo, buona però la giocata difensiva di Capitan, Trainotti su di lui, recupera palla Molnar, un fallo abbastanza netto di Aliu su di lui, diciamo che non sta scorrendo buon sangue tra Aliu e Molnar in questa fase della partita. Proprio per quello che ti dicevo prima, secondo me non è tanto il fatto che Molnar lo sta infastidendo con una marcatura aggressiva, fastidiosa, eccetera eccetera, è proprio che Aliu si sta innervosendo proprio per questa mancanza di palloni che gli stanno arrivando, per un attaccante che poi non fa proprio solo del gol il suo vivere. Quindi il giocatore si sacrifica, lavora, eccetera. Comincia a essere difficile dal punto di vista mentale affrontare questi momenti della gara. Tanto da casa ci segnalano una correzione per quello che riguarda il capitano del Trento, che il cognome corretto sarebbe Trainotti, e dunque sì, deve esserci un errore sulla distinta, noi ci scusiamo con gli amici di Trento e cercheremo di correggerci in corso d'opera, aggiungiamo la R, ti ringraziamo Mauro per la segnalazione che ci hai dato. Non colpa nostra, ci è stata data da sotto. Esatto. Quindi ti diamo venia. Guarda, c'è un giocatore del Trento a terra, mi pare si tratti del 27 di Ferri Marini, dunque il gioco è fermo per consentire allo staff sanitario del Trento di poter entrare in campo. Comunque Molla sta facendo la sua grande partita su Aliu. Adesso non vorrei tirargli, dopo vengo contacciato di questo, però ci abbiamo tutto il solo tempo, diciamo. Sì, però fino a questo momento colpa dei compagni, ma anche merito di Molnar che non gli ha fatto toccare palla in maniera efficace negli ultimi 40 metri di campo. E dunque noi ci fermiamo qui adesso, amici sportivi. Dopo un minuto di recupero va a concludere il primo tempo con il risultato fermo sullo 0-0 di partenza, vengono a mancare. Ci potrebbe questo stare. È vero, forse qualche movimento senza palla in più aiuterebbe comunque la costruzione. Ma a guadagnare un calcio di punizione, adesso bisognerebbe capire qual è il giocatore ammonito. Sono gatto. Almeno 18, vero? 18, sì, gatto. Anche secondo me. Perché sì, aveva fatto gatto. Gesto di disappunto, sì, con mani in viso. Ci scusiamo se non siamo stati precisi in questa circostanza, ma è veramente molto lontana la zona di campo rispetto al nostro punto. Sei giocatori in un metro, in un fazzoletto. Sì, esatto. Diciamo che l'ammonizione è a gatto, ce la prendiamo al 98%.
E intanto andiamo a vedere insieme questo calcio di punizione. Come al solito di Isai e Valenti sul punto di battuta, tanti blocchi in area di rigore, palla dentro sul secondo palo, non ci arriva Molnar per una questione di centimetri, volevano forse una spinta proprio su Molnar, gran giocata di Antoniazzi, la mette dentro Antoniazzi e guadagna un bel calcio d'angolo il numero 20, che anche oggi mi sembra particolarmente on fire, vediamo se lo confermerà anche negli ultimi minuti di gara. Siamo al 18° della ripresa, calcio d'angolo per l'Arzignano, è il quarto, dunque parità non solo nei gol segnati, cioè 0-0, ma anche sui calci d'angolo, 4 per parte. Con questa azione va a calciare questo angolo il sinistro, morbido come il burro di Nick Valenti, tutti a saltare dentro, parte il trino dell'Arzignano sul primo palo, riesce a liberare l'area di rigore, doppio tiro, doppia conclusione di Antoniazzi da fuori, che ci ha provato in due circostanze, è stato letteralmente murato dalla difesa del Trento. Care un granché dal punto di vista prettamente tattico, però mandano in campo due giocatori freschi che di sicuro non hanno nulla da invidiare a quelli che sono usciti. Ah no, infatti quando prima dicevi fiorfiore di panchina che ha il Trento, noi magari abbiamo qualche giovane in più a caso infortuni, perché sappiamo infortuni di... Attenzione, opportunità per il Trento, pericolosissimo in area di rigore, palla dentro, salva Bigolin ancora una volta sull'inserimento da sinistra, mi pare di Tinazzi sia stato nell'opportunità, sì, è lui con la maglia numero 14. Sì, anche dicevo appunto che la partita è lunga, comunque in parte l'abbiamo anche noi, anche, ricordiamo che abbiamo infortuni di Cali e aiutami. E sono fuori Cali, Roverato e Mauri. E Mauri, sì. Lato giovane, però dei vecchi, sì. Appunto, Cali, rigore. Viene dato rigore, aia. Viene dato un rigore per questo fallo. Adesso vediamo, proviamo a rivederlo noi sul nostro monitor, vediamo se ce la facciamo. Palla dentro, Molnar frana sul giocatore del Trento. Non lo so. Difficile vederla, difficile capirla. È stato proprio Aliu a guadagnarsela nella giocata di Molnar. E dunque calcio di rigore per il Trento. Peccato. Al 30° della ripresa, rigore per il Trento per questo fallo. Crediamo noi di aver visto da parte di Molnar nei confronti di Aliu. E dunque dal dischetto vediamo chi è Gatto, mi pare. Sì. Come alla gara di andata ha segnato, ci prova anche al ritorno adesso. Parte Gatto contro Enzo, gol, e l'aveva anche toccata Enzo, e dunque arriva il gol del Trento che sblocca la partita con Gatto. Che non abbiamo ancora capito la partita di chi. Guarda, io ho la mezza sensazione di Molnar su Ali, ma è difficile dalla nostra postazione averlo visto. Speriamo che da casa magari con qualche azione abbiano potuto vedere meglio di noi, però insomma anche da casa ci stanno scrivendo rigore assurdo, regalato, non era rigore secondo me, solo il Trento così poteva segnare. Sì, però purtroppo ha segnato, dunque in vantaggio di un gol il Trento si è portato avanti. Peccato davvero. Adesso interessante sarà vedere la reazione dell'Arzignano. Sì, è che se riuscirà a dare un po' di continuità a questa reazione potrà creare qualche pericolo. Se, come penso, questo Trento molto esperto, furbo, spezzetterà il gioco, andrà a cercare falli, a cercare situazioni sporche, allora vedo che sarà più difficile portare a casa azioni pericolose. Vediamo adesso, ci prova Santuari, la palla non esce e San Marco recupera questa sfera, Rossi deve spazzarla via, buona stavolta la sua giocata in verticale per l'Isai adesso apre a destra, si fa vedere Pasqualino, servono anche le sue sgroppate adesso
in anticipo su di lui. Noi ci vediamo probabilmente tra due settimane, appena daranno la conferma definitiva della partita con il campo d'Arsego. Sicuramente l'Arzignano giocherà in trasferta domenica prossima sul campo dell'Adriese. Da parte mia, da parte di Nicola Ciatti, buon proseguimento di serata, grazie Fabio. Ciao Nicola, buon pomeriggio a tutti e arrivederci alla prossima. Un abbraccio a tutti. Tira Trento e vai.